Spessotto, ho 27 anni, risiedo a Sannola di Piave e sono una delle cittadine candidate al Parlamento per il Movimento 5 Stelle. Mi piace sottolineare questa cosa, cioè che siamo cittadini, non siamo dei politici di professione, non siamo dei tuttologi, siamo dei semplici cittadini che non si sentono rappresentati all'attuale classe politica perché non vedono tutelati i propri diritti e interessi. E quindi hanno deciso di, anziché andare a votare, continuare ad andare a votare col naso tappato, hanno deciso di costruirsi autonomamente un'alternativa, mettendoci la propria faccia, mettendoci l'impegno e un po' di quel buon senso che usiamo per gestire la nostra vita quotidiana, per portarlo lì dove sembra non essercene proprio più. Quindi scusate anche me se mi vedete un po' emozionata o se non sarò proprio eccessa in questa presentazione, però anch'io non sono abituata assolutamente a fare le presentazioni in pubblico. Quello di cui parlerò oggi è la parte del programma che riguarda, almeno una piccola parte del programma che riguarda il rapporto Stato-cittadini. Sicuramente siamo tutti o quasi tutti d'accordo nell'affermare che l'organizzazione attuale dello Stato è eccessivamente burocratica, lo vediamo ogni volta che abbiamo a che fare con la pubblica amministrazione, ma l'abbiamo anche visto e provato noi sulla nostra pelle con la presentazione delle liste sia comunali che politiche e con tutti gli adempimenti che vengono richiesti, assurdi, sovradimensionata sia nelle strutture che nel personale, costosa e sicuramente inefficiente. Quindi il Movimento 5 Stelle con il proprio programma ha voluto definire degli interventi per porre rimedio a queste situazioni. Allora, una delle prime proposte che ci sono nel programma del Movimento 5 Stelle nella parte che riguarda appunto il rapporto Stato-cittadini è la proposta di abolire i rimborsi elettorali. Se non altro perché i cittadini italiani avevano già deciso che i rimborsi elettorali andavano tolti già nel 93 con un referendum che però a quanto pare è rimasto inascoltato perché nel 93 appunto c'è stato questo referendum, sono stati aboliti i finanziamenti pubblici ai partiti, così si chiamavano, e alla fine dello stesso anno è stato reintrodotto sotto il nome di rimborso elettorale e poi nessun partito si è mai pensato più di toglierlo. Da parte nostra noi abbiamo partecipato a diverse competizioni elettorali fino a questo momento e abbiamo deciso sempre di restituire questi rimborsi elettorali, o meglio li abbiamo lasciati alla disponibilità dello Stato, non li abbiamo mai ricevuti. Questa tabella vi illustra le spese che sono state sostenute dai vari partiti per la campagna elettorale e quello che è stato ricevuto da ciascun gruppo politico come rimborso elettorale. Ovviamente il Movimento 5 Stelle, rimborsi percepiti zero e spese addirittura, spese sostenute per la campagna elettorale di Regione Piemonte ed Emilia Romagna e anche Sicilia, 73.000 euro. Per complessivi rimborsi spettanti 4.614, completamente rinunciati. Vabbè, questo appunto è molto recente perché a novembre c'è stata la rinuncia dei rimborsi elettorali della Sicilia. Un altro intervento importante per il Movimento 5 Stelle è quello di ridurre i privilegi dei parlamentari. L'avete visto anche prima della presentazione, la Sicilia ci ha aperto la strada, diciamo, anche prima la regione Piemonte ed Emilia Romagna, che loro si sono autoridotti lo stipendio, ma dato che non è proprio tecnicamente possibile autoridursi lo stipendio, in Sicilia hanno chiesto alla regione che venisse aperto un fondo in cui destinare la parte in eccesso dello stipendio per praticamente fare un fondo per il microcredito alle piccole imprese siciliane. E questo fondo solo per il mese di dicembre con gli stipendi a cui erano rinunciato i 15 parlamentari regionali della Sicilia del Movimento 5 Stelle è stato sostanzialmente aumentato di 123.000 euro solo per il mese di dicembre. Altri punti importanti per il Movimento sono appunto quello di non eleggibilità a cariche pubbliche dei cittadini che hanno condanne in via definitiva, la riduzione della possibilità di rimanere in carica fino a 2 mandati massimo e poi non è che si torna a casa e non si fa più politica, si ritorna nel Movimento e ci si impegna come si è sempre fatto o magari anche mettendo a disposizione degli altri candidati eletti la propria esperienza elettorale. Un'altra cosa importante è sicuramente quella del divieto di
cumulo delle cariche, semplicemente perché il parlamentare eletto o comunque il politico eletto deve potersi dedicare completamente all'esercizio della funzione per cui è stato eletto. Non è possibile che abbia un'altra attività lavorativa o comunque un'altra carica, perché si capisce che questo gli impedirà di occuparsi completamente di quella del mandato che ha ricevuto per cui è stato eletto. Un altro punto fondamentale del programma del Movimento è quello dell'accorpamento dei comuni sotto i 5.000 abitanti. Questi comuni sono circa il 70% del totale dei comuni e ospitano in realtà il 19%, solo il 19% del totale della popolazione italiana. E costano allo Stato italiano ogni anno centinaia di migliaia di euro solo per quanto riguarda gli stipendi degli organi di governo. Ci sarebbero però anche dei vantaggi da questo accorpamento dei piccoli comuni. Loro stessi avrebbero dei grossi vantaggi, appunto perché avrebbero maggiori trasferimenti allo Stato accorpandosi, circa il 20% in più, e con la riduzione sarebbe sicuramente la riduzione del numero degli amministratori, però questo permetterebbe anche agli amministratori di percepire uno stipendio più alto e quindi di potersi occupare a tempo pieno della gestione del proprio territorio e quindi della carica per cui sono stati eletti. Ho lasciato per ultimo questo punto della democrazia diretta, perché in realtà è il punto che io ritengo fondamentale, personalmente per me è un punto fondamentale, perché appunto l'obiettivo dichiarato del Movimento 5 Stelle è quello di riportare nelle mani dei cittadini la politica. Per farlo però bisogna dare ai cittadini gli strumenti per riapprocciarsi alla politica, e questi strumenti ci sono già al mondo, basta farli nostri e inserirli nella nostra Costituzione, e personalmente sarà un impegno che mi prenderò, quello di cercare di reintrodurre questi strumenti di democrazia diretta nella Costituzione italiana. Alcuni di questi strumenti sono il referendum confermativo, sia facoltativo che obbligatorio, come per il modello svizzero, con il quale i cittadini possono bloccare una legge prima che entri in vigore, oppure anche il referendum propositivo, con il quale i cittadini possono imporre al Parlamento una legge o una talmente forza di legge. Altri tipi di referendum ci sono quello finanziario, quello revocativo, e comunque insomma introdurre tutti questi strumenti di democrazia diretta alla Costituzione per noi e anche soprattutto per me è fondamentale, perché i cittadini si riappropriano la politica. E questi strumenti referendari dovranno sicuramente essere senza quorum, innanzitutto perché il quorum non ha nessun senso logico, e poi perché abbiamo visto anche negli anni scorsi quanto ci è costato avere questo quorum, perché abbiamo messo in piedi un sacco di referendum che poi alla fine non hanno portato a niente perché non si raggiungeva mai il quorum, quindi spese enormi per lo Stato assolutamente inutili. Quello che mi preme lasciarvi oggi è soprattutto una riflessione, cioè appunto il fatto che i cittadini devono riappropriarsi della politica, non possono più rimanere indifferenti rispetto a quello che gli succede intorno. Io spesso ai banchetti sento la gente che mi dice che non è interessata alla politica, che non è affar suo, che la politica è sporca, ma in realtà non si rendono conto, probabilmente questi cittadini, che la politica incide sulla loro vita tutti i giorni, e quindi dobbiamo interessarcene, perché altrimenti siamo fregati. E poi vediamo, le cose vanno così non ci interessiamo completamente alla politica. L'indifferenza ci fa... Mi dispiace anche che devo lasciarvi, però purtroppo devo andare a lavoro, e so che non è molto educato, però devo correre al lavoro.